Ha certamente ragione il neo senatore a vita Mario Monti quando dichiara che non vi possono essere molte divergenze sulle cose da fare. Infatti bisognerebbe immediatamente portare l'Italia alle urne, al voto anticipato, a un momento di rigenerazione democratica e anche di rigenerazione della politica che appare completamente appannata, offuscata, esiliata nell'Italia post-berlusconiana. Speriamo che il post-berlusconismo non sia inquinato da operazioni che tendono a commissariare la politica, a impedire l'esercizio della libertà di pensiero, della libertà di critica. C'è un brutto clima di intimidazione e vorrei esprimere anche la mia solidarietà ad Antonio Di Pietro per le aggressioni che sta subendo in queste ore. Ognuno di noi ha diritto di fare ragionamenti, di esprimere posizioni. Ha ragione il senatore Mario Monti quando dice, appunto, non ci possono essere grandi divergenze. L'unica cosa che potrebbe fare un governo di scopo è quella di imporre all'Italia, per essere affidabile nei confronti dei partner europei, nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, una patrimoniale pesante. Cioè un discorso che non deve essere in continuità con le politiche economiche e sociali del governo Berlusconi, perché altrimenti non comincia il dopo Berlusconi. Saremmo dentro una coda infinita e velenosa di una stagione che noi invece vorremmo portare a compimento, vorremmo portare al capolinea. E allora si possono fare in pochissimi mesi soltanto operazioni di segno capovolto rispetto a ciò che si è fatto in questi anni, a ciò che ha fatto l'Europa liberista. Mettere al centro delle politiche di risanamento e di contenimento del debito pubblico l'equità sociale, stimolare la crescita purché si tratti di una crescita sostenibile ambientalmente e socialmente. Questa è, mi pare, l'agenda necessaria per portare l'Italia verso una prospettiva di salvezza. Io credo che in queste ore dovremmo tutti quanti vigilare affinché un governo che intende nascere sull'onda emotiva di una gigantesca emergenza economico-finanziaria non finisca per amplificare la nostra mancanza di credibilità, per acutizzare la crisi in cui vive l'Italia. Abbiamo bisogno di politica. Chi paga il prezzo della crisi? Ecco, questa è una scelta politica. Noi pensiamo che sia indispensabile che paghino coloro che non hanno mai pagato. E questa è una necessità economica, non è soltanto una necessità dettata dal sentimento della decenza in un paese che è stato indecente nelle scelte di privilegiare i ceti più ricchi, nelle scelte legate alla blindatura della rendita finanziaria. Noi abbiamo bisogno di dare ossigeno ai ceti medi e ai ceti popolari, abbiamo bisogno di far respirare la società italiana, abbiamo bisogno di dare prospettive di futuro alle giovani generazioni. Ecco, questi sono i sentimenti con cui Sinistra Ecologia e Libertà non apre a una prospettiva pasticciata, apre a un percorso breve, con un obiettivo mirato, appunto, provare a costruire una terapia d'urto per rimettere in piedi il paese. Ma poi la medicina di cui l'Italia ha bisogno si chiama democrazia, si chiama aria pulita. Un Parlamento ipotecato da troppe ombre non può rappresentare oggi il blocco della domanda di cambiamento che sgorga dal cuore della società italiana. Sinistra, Ecologia e Libertà si batterà per questi obiettivi. Subito scelte di equità e di giustizia sociale, subito tassazione delle rendite, tagli alle spese militari e poi il voto, la parola ai cittadini, il primato della democrazia e la medicina che cura la malattia.